Vietato costruire nella riserva del Borsacchio, a Roseto degli Abruzzi, e quanto prevede il piano d'assetto naturalistico dell'amministrazione riguardo il futuro dei 1100 ettari di costa abruzzese scampati all'urbanizzazione. Queste regole garantiranno la tutela ambientale e paesaggistica partendo dal principio generale di divieto di nuovi insediamenti, consentiremo solo dei piccoli ampliamenti e quindi garantiremo la inviolabilità delle zone vergini di questa riserva. Nel PAN anche misure volte al sostegno dell'economia del territorio. E poi anche le regole che diano la possibilità di una gestione, di uno sviluppo socio-economico di qualità di queste riserve, quindi la valorizzazione delle potenzialità turistiche, la valorizzazione dell'agricoltura tradizionale, quindi degli agriturismi, delle attività anche didattico-ricreative nell'ambito di uno sviluppo rurale sostenibile. Entro fine luglio il piano dovrebbe essere approvato dal Consiglio Comunale di Roseto, così da entrare in vigore. È stato un percorso lungo, durato molti anni, ma siamo arrivati alla fine e contiamo di portare in consiglio comunale, previa un confronto, un dialogo con le forze di opposizione, per la fine, di luglio.